Ciao a tutti! Oggi prepareremo il risotto ai fiori di zucca. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Gli ingredienti sono riso di tipo carnaroli, fiori di zucca tagliati a pezzetti, zucchina tagliata a dadini, acqua, dado vegetale Bimby, scalogno, vino bianco, olio evo, parmigiano grattugiato, pepe nero, sale, burro e prezzemolo. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo scalogno. E lo facciamo tritare per 5 secondi a velocità 7. Riuniamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo l'olio e facciamo insaporire per 3 minuti 120 gradi, velocità 3. Aggiungiamo sul fondo del boccale con la spatola. Posizioniamo la farfalla sulle lame, aggiungiamo le zucchine, facciamo cuocere per 5 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità 1. Aggiungiamo il riso. Ed azioniamo il Bimby per 2 minuti. 100 gradi, antiorario, velocità 1. Aggiungiamo il vino e lo facciamo sfumare per 1 minuto, 100 gradi, antiorario, velocità 1, senza misurino. Aggiungiamo l'acqua. I fiori di zucca. Il sale, il pepe, il dado vegetale, amalgamiamo con la spatola, soprattutto sotto, smuoviamo i chicchi per evitare che si attacchino sul fondo. E facciamo cuocere per 15 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. Aggiungiamo il burro. Il prezzemolo. E il parmigiano. Amalgamiamo leggermente con la spatola. Aggiungiamo il Bimby per 1 minuto a velocità antiorario, velocità soft. Il risotto è pronto, andiamo a impiattare. Risotto ai fiori di zucca. Grazie e alla prossima ricetta.